Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel nostro angolo della rasatura. Allora, questo pomeriggio, mercoledì pomeriggio, sto registrando di mercoledì pomeriggio, giornata speciale. Perché? Perché come vi ho promesso ho avuto tempo di fare un video e quindi vorrei festeggiare il raggiungimento degli oltre 3.000 iscritti sul canale. Un risultato, permettetemi di spendere qualche parola, un risultato veramente incredibile, raggiunto in un paio di anni, incredibile chiaramente per me, del quale sono molto contento, perché mi ha permesso soprattutto di conoscere tanti, tanti, tanti ragazzi propositivi e positivi come quelli che mi stanno guardando. Ho avuto modo alcuni di voi di conoscervi anche di persona, quindi è stato un grandissimo piacere. Mi ha permesso soprattutto di crescere come tonsore. Infatti in questi 2 anni, grazie soprattutto a voi, alla vostra passione, ai vostri suggerimenti, ai vostri consigli su prodotti, su tecniche e quant'altro, sono cresciuto veramente molto, me ne rendo conto, dal punto di vista del montaggio, dal punto di vista della rasatura, della tecnica in generale. Quindi ci tenevo veramente a ringraziarvi. Vi vorrei ringraziare anche per il supporto che mi date, grazie alle iscrizioni, grazie ai commenti, grazie al fatto di seguirmi anche sugli altri social, ovvero Instagram e TikTok. E se non lo fate, mi raccomando, seguitemi anche lì. E ringraziarvi soprattutto per i tanti tanti commenti di incoraggiamento sull'andare avanti, commenti positivi. Mi dispiace di non riuscire in questo periodo a rispondere veramente a tutti, ma come ho sempre fatto recupererò e risponderò a tutti. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, veniamo alla rasatura. Allora, come molti di voi, e non so perché me l'avete chiesto in questi anni, mi avete chiesto di sbarbarmi con il multilama. E siccome siamo arrivati a 3.000 iscritti, siccome 3 è un numero che mi piace, questo pomeriggio ho deciso di sbarbarmi con il multilama. Allora, non sono stato a comprare nulla. Ah, mi sono appena fatto i capelli con l'ormai fidatissimo Mercur 33C, ce ne fossero di 33C. Quest'oggi, come ho detto, multilama, non sono stato a comprare nulla, ho usato uno di quelli che utilizzo per i capelli, quindi vi voglio bene, vi voglio veramente bene, ve lo voglio far vedere anche da vicino, aspettate, come facciamo con gli altri perché merita, no? È un rasoio che merita, vi voglio far vedere, eccola qua, guardate che bella l'esposizione e il gap delle lamette, ben 3 lame, la finitura complessiva del rasoio, un rasoio incredibile, guardate che finitura, grip ottimo, il grip è veramente ottimo, comunque sia grazie alla gommetta. Rasoio, ragazzi, non mi fate dire nulla, giù, ci do una bagnata, dopo inizio a radermi, però l'unica cosa voglio dire che almeno permettetemi di usare pennello e sapone di alto livello entrambi. Userò come pennello questo bellissimo pennello artigianale del Marchese Shaving, ve lo faccio vedere da vicino perché merita veramente un pennello del genere, guardate che bellezza, che manico, che colori che ha, qua sotto il logo del Marchese, guardate, un ciuffo in tasso 2-band veramente supersonico. E anche come sapone, permettetemi di utilizzare un sapone di livello, il Toscana Factory Lab Wooden Brat, che abbiamo già visto anche qui sul canale, ma che oggi vi ripropongo perché utilizzo multilama, ma almeno fatemi godere dal punto di vista di pennello, sapone e after relativo. Inoltre ci tengo a dedicare questo video non solo a tutti coloro i quali mi hanno chiesto in questi 2 anni, e ancora non capisco il perché, di voler vedere una mia sbarbata con il multilama. 8 anni che non uso il multilama, 8 anni. Ma la voglio dedicare anche con il cuore a mio padre e a mio fratello. Perché?
Perché quando ci vediamo a cena, quando ci vediamo, quando siamo insieme, si parla di rasatura, viene inevitabilmente fuori, loro si vantano del fatto che loro si sbarbano in 35 secondi, si danno la schiuma alla velocità della luce, si passano il multilama tipo così spada laser e sono bravissimi perché si sbarbano in 35 secondi. E io ogni tanto li guardo e gli faccio: Kevin! Ma ci andate, ma lo sapete dove? Scherzo, eh? Chiaramente, ragazzi, scherzo. Mio papà Cesare e mio fratello Davide fanno benissimo a fare quello che fanno perché se sono contenti di sbarbarsi in 30-40 secondi, fanno a gara chi si sbarba prima, sono contento. Perché se loro sono felici della loro tempistica e dei loro risultati, io sono contento per loro. Quindi, intanto, veramente, gli mando un abbraccio, vi voglio bene, anche se vi sbarbate non con il metodo tradizionale. Allora, dai, iniziamo. Il sapone l'ho appena utilizzato per farmi la testa, però, come sapete, è un sapone che necessita di un po' di acqua calda sulla superficie, acqua calda che poi verserò nella ciotolina e farò il mio montaggio. Credo di fare le tre classiche insaponate, i tre classici passaggi. Ragazzi, non lo so perché io quando usavo questo, lasciamo stare, andavo diretto un contropelo. Infatti mi sbarbavo una volta alla settimana. Io odiavo farmi la barba e capisco anche il perché. Allora, mettiamo l'acqua nella ciotolina, cominciamo a prelevare dopo aver strizzato delicatamente il pennello. Sì, almeno il pennello e il sapone, ragazzi, li voglio usare di livello, eh. Almeno quelli perché. Insomma, quindi in famiglia, forse l'unico che potrà seguire le mie orme, forse, è Thomas. Ciao Thomas, che è mio nipote. E se vorrà seguire le orme, se gli piacerà, se diventerà una passione, insomma, io un po' di prodotti ho cominciato a passarglieli per fargli fare esperienza, saponi che ho usato una volta e magari non avrei più utilizzato saltuariamente, quindi li ho dati a lui per farsi fare esperienza, tanto praticamente è come attingere in un negozio. Allora, leviamo l'acqua dalla ciotola, facciamo un veloce premontaggio in ciotola, si vede sì, per poi andare a completarlo in viso. Come vedete l'ho fatto leggermente più ricco di acqua, già in fase di prelevamento dalla ciotola, leggermente. Allora, mi bagno il viso. Viso umido. Ho usato Wooden Brat, uno perché i saponi di Toscana Factory Lab dal punto di vista di protezione e scorrevolezza fanno da Dio il loro mestiere. Poi la profumazione secondo me si addice al periodo, secondo me settembrino, ci sta bene. Ma anche molto molto bene al periodo comunque primavera-estate. Una profumazione molto delicata. Montaggio bello yogurtoso. Potrei anche aggiungere un pochino di acqua, ma proprio due gocce, perché l'ho già idratato in fase di prelevamento dalla confezione, non voglio esagerare. È vero che non temono l'acqua, però devo stare attento anche ai due brufolini perché da domenica non mi sono ancora passati.
Via. Sto rimandando il momento. Montaggio fortunatamente perfetto, come sempre. E via, iniziamo col multilama. Allora, lo bagno bene. Iniziamo la sbarbata, vi voglio bene, con il multilama. 3.000 iscritti. Almeno state guardando il video, iscrivetevi. Insomma, via. Anni che non mi rado con il multilama, 8 anni, eh. Vediamo se almeno la barba si toglie, sì. Mi fa l'idea che farò le tre passate. Attenzione, brufolini. Tutto questo qui. Ok, zona baffo. Molti ragazzi in questi 2 anni mi hanno scritto: quando è che ti vedremo sbarbarti con il multilama? Io mai, eccomi. Ai ai. Quando si raggiunge un traguardo bisogna festeggiare o bene bene o male male. Se male male ve lo dico alla fine, eh. Intanto la sbarbata sta andando. Neanche malaccio, devo dire. Userò la stessa identica tecnica che uso con il DE. Farò le stesse cose, cose che 8 anni fa non facevo perché nemmeno sapevo della loro esistenza. Le tre passate, l'insaponata, pelo obliquo contro pelo, mappatura della barba, e che ne sapevo io che roba era? Quindi prendevo, andavo dritto, mi distruggevo. Odiavo farmi la barba. E me la facevo una volta alla settimana, massimo 2. Quando me la facevo mi annientavo. Allora, obliquo. Poi magari questo non è neanche uno di quelli più performanti, di quelli base. Credo. Non ho idea oggi sul mercato che tipi di multilame esistano, non ne ho veramente idea. Sto
Se 3 lame, 6 lame, 12 lame, una lama, no, non lo so. Terza insaponata. Sapone che ha fatto un lavoro egregio, montaggio spettacolare in tutte e tre le insaponate, veramente atomico. E pennello indiscutibile perché ha un ciuffo super, impugnatura comodissima. E mi hanno aiutato in questo percorso con il multilama. Obliquo e sì, obliquo, contropelo. Pensare che una volta qui andavo diretto in contropelo. Che matto. Che matto. Ignoravo l'esistenza di tecniche che consentissero di non distruggersi. Andavo diretto in contropelo con una barba magari di 4-5 giorni. Per forza piangevo. Io, poi magari c'è chi ci riesce. Mio padre e mio fratello sono due esempi che io non seguo, però preferisco comunque sia anche col multilama le solite tre passate. Sono a baffo. Tengo un po' la mano leggera perché qui mi dà un po' fastidio. E ho portato via un brufoletto. Direi che ci siamo, ragazzi. Un po' di acqua fredda, come sempre. E intanto sciacquo anche il pennello. Allora. Allora, vi dirò le mie oneste e trasparenti considerazioni. Intanto dico proprio una parola velocissima su pennello e Toscana Factory Lab Woodenbrat, pennelli straordinari che ovviamente non vado oggi ad analizzare come nei classici video di rasatura,
ma pennelli veramente incredibili, quelli del Marchese, non solo belli esteticamente, ma montano anche ciuffi di altissimo livello, e Toscana Factory Lab ormai ci ha abituato con prodotti, lo sapete, di altissimo livello, e questo ne è un bellissimo esempio, Wood & Brat. Tra l'altro ne sono usciti due nuovi che vedremo fra un pochino. Per quanto riguarda il rasoio, allora, quest'oggi ho utilizzato un Gillette multilama perché abbiamo festeggiato i 3.000 iscritti, perché in questi 2 anni molti di voi mi hanno chiesto: quando ti sbarberai col multilama? Mai! Quando ti sbarberai col multilama? Mai! Quando ti sbarberà? Eccolo qui. Mi sono sbarbato così per rispondere a questi nostri amici in maniera un po' scherzosa, no? Un po' burlona. Mi sono voluto prendere in giro, ma anche rimettere alla prova. E poi l'ho fatto anche come, diciamo, in onore anche di mio papà e mio fratello, che fanno a gara a chi si sbarba nel minor tempo possibile col multilama. Vabbè. Allora, mi sono voluto mettere alla prova perché? Perché erano 8 anni che io non utilizzavo il multilama, se non per la testa. In viso erano 8 anni che non lo utilizzavo. Allora, il risultato che ho ottenuto è ottimo. Ho utilizzato un multilama e ho ottenuto un ottimo risultato. Non ho alcuna irritazione, come avete visto nei 2 punti dove avevo i brufoli, di cui vi ho parlato domenica e che ancora non mi sono guariti, ci sono passato sopra senza troppi problemi. Tagliarsi con il multilama, ragazzi, è veramente difficile. Poi ha questa bandellina che dovrebbe utilizzare a livello di scorrevolezza, anche se oggi ho utilizzato un sapone volutamente molto protettivo e molto scorrevole. 8 anni fa io non conoscevo niente delle tecniche di rasatura tradizionali, quindi pennelli, insaponate, 3 passaggi, pelo obliquo contro pelo, non avevo idea della mappatura del viso, quindi io qui andavo diretto in contropelo con una barba di 4-5 giorni. Avete idea dei danni che mi potevo fare e del perché odiassi farmi la barba? Devo dire che invece, applicando le corrette tecniche, quindi l'ammollo del pennello, il corretto prelevamento del sapone e del montaggio in base al sapone che utilizziamo, il giusto montaggio in viso, il trattare la barba quindi prima del passaggio del rasoio, utilizzandolo comunque sia con la giusta pressione, facendo pelo, obliquo e contropelo in base alla propria mappatura del viso e non dando magari troppa pressione, perché porta comunque a spingere, un oggettino del genere, devo dire che il risultato è stato ottimo, quindi mi ritengo più che soddisfatto. Quello che mi piace meno chiaramente del multilama è che sì, passi, spingi, è un po' una cosa automatica. Non ti dà modo di metterti alla prova con te stesso, quindi prendete un DE, no? Variare un pochino l'angolo, dosare la pressione in base al peso diverso del rasoio, la maggior curvatura o la minor curvatura della testa, l'utilizzo della lametta stainless verso quelle ricoperte, insomma, ha tante tante variabili che consentono di metterci alla prova, e quando si ottiene un risultato ottimo, superbo con un multilama e con un double edge, beh, vuol dire che probabilmente si è fatto veramente un ottimo lavoro. Inoltre, il fatto di essere in plastica non è che mi fa molto impazzire, la sento questa gomma. Insomma, dà l'idea di avere veramente qualcosa di plasticoso in mano, no? Senza una propria anima come hanno i double edge. Però devo dire che in caso di occorrenze, in caso di sbarbata veloce, in caso di brufoli, nel caso in cui ci si debba sbarbare e non farsi del male, può essere una valida soluzione. Oggi lo riutilizzerei? Sì, probabilmente lo riutilizzerei in casi particolari, ma lo riutilizzerei con cognizione di causa, quindi applicando tutti i vari passaggi che ho imparato in questi anni. Intanto noi lo ringraziamo per averci permesso di fare il video, magari lo utilizzerò proprio questo qui per la testa nelle prossime volte, ma intanto facciamo così. Bene, e ritorniamo ad utilizzare il DE e
Compagnia bella. Ora fatemi concludere la sbarbata alla grande utilizzando, mi è finito qualcosa nell'occhio, Wudenbratt Aftershave. Così la completiamo per bene. Fatemi vedere quando si versa che fa scena. Eccolo qua, fa scena. Oh, bruciore zero, eh. Quindi vuol dire che la sbarbata è andata bene. Non mi sono irritato. Chissà, se non avessi sbagliato tutto 8 anni fa, probabilmente non sarei mai giunto al DE. Ma non avrei imparato quello che ho imparato fino ad oggi, non avrei conosciuto le persone che ho conosciuto fino ad oggi, quindi è bene che sia andata così. Oggi diciamo che tutto ciò che ho imparato lo posso eventualmente mettere anche a disposizione dei multilama. Quindi guardate che meraviglia, praticamente chiudo un cerchio, bellissimo. Allora, ragazzi, io ho chiuso il video, mi raccomando, spero vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio nuovamente per questo bellissimo traguardo, cioè degli oltre 3.000 iscritti al canale. Mi raccomando, se non vi siete iscritti e guardate i video, iscrivetevi al canale perché è gratis, non costa nulla, di soldi non ve ne chiedo, ovviamente. E è una battuta chiaramente. Io non posso fare altro che ringraziarvi tutti. Vi mando un enorme abbraccio virtuale. Vi ringrazio veramente per essermi stati vicini e per la compagnia e per gli aiuti che mi avete dato e per l'esperienza che mi avete donato. E noi ci vediamo prestissimo, sempre qua, nel nostro angolo della rasatura, con un nuovo video e magari insieme a Massimino, che questo pomeriggio è all'asilo. Ragazzi, un abbraccione e a presto. Ciao!